Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo in diretta con salernonotizie.it con la puntata L'economia al tempo del coronavirus tra super bonus e decreti. Intervistiamo il commercialista Matteo Como. Buongiorno Matteo. Buongiorno, buongiorno Daniele, gentilissimo come sempre ad avermi invitato in questa radiotrasmissione visiva. E un buongiorno a tutti i radioascoltatori di Salerno Notizie. E allora sì, dobbiamo dire che il super bonus, i decreti come l'ultimo, quello proprio di ieri sera del Presidente del Consiglio Conte, e allora parliamo appunto di questi super bonus. In che modo la figura del commercialista può essere aggiornato su queste misure e come l'ordine può garantire tali competenze per tutti i suoi iscritti? Questo DL, decreto legge 34-2020, è un decreto molto importante perché lo Stato ha cercato, penso che ci sia riuscito, ad emettere un decreto piuttosto particolare, ma anche molto molto incentivante. Un decreto che serve a fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza Covid-19, ma allo stesso tempo di lanciare un settore fortemente penalizzato. Parliamo del settore edile, un decreto che dà la possibilità di aumentare quella detrazione che fino a questo momento i contribuenti hanno usufruito nella misura del 55% di strutturazione, 65% bonus, al 110%, quindi al di sopra della percentuale massima del 100%. È normale che questo tipo di interventi deve essere effettuato su situazioni specifiche in ambito di risparmio, efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per veicoli, per ricarica di veicoli elettrici. Si va ad aggiungere quindi questo super bonus, si va ad aggiungere alle altre detrazioni fiscali in essere. Parliamo di intervento termico sugli involucri e Dunque, dottore, quant'altro. il Una commercialista quindi. detrazione che è al di sopra del 100% perché serve ad incentivare proprio il contribuente a voler usufruire, voler migliorare la propria situazione, il proprio immobile per renderlo più efficace e più efficiente. C'è la possibilità di poterlo portare in detrazione fiscale in 5 rate, ma allo stesso tempo la cosa più importante è che questa detrazione può essere anche portata in cessione del credito, ovvero cedere il credito a un terzo, a una banca, alla posta, a una società ENI, società assicurative, e anche alla stessa impresa, quindi anche come sconto fatturato. Questa dà la possibilità al contribuente di fare una pratica, di migliorare il proprio immobile, ma senza a spendere soldi. Quindi chi si carica del bonus può essere anche la stessa impresa, la quale emette la fattura e porta in detrazione le sue rate tutto il lavoro al 110%, guadagnando quel 10% in più che dovrebbe rappresentare la possibilità per la stessa società di avere un margine di guadagno superiore al di là del lavoro che viene effettuato. Oppure quel 10% in più può essere usufruito da parte delle banche o tutte quelle società come l'ENI che mettono in campo l'acquisto di questo credito da parte dei proprietari degli immobili o degli stessi condomini gestiti dall'amministratore. La figura del commercialista, giustamente, è una figura essenziale, una figura importante perché perché il professionista deve rilasciare il famoso visto di conformità. Visto di conformità che viene effettuato e rilasciato sulla documentazione che va ad attestare la sussistenza di determinati presupposti che danno diritto alla detrazione. Qualcuno chiederà quale possa essere l'impegno del commercialista. È normale che è un impegno gravoso, un impegno di responsabilità, perché questo visto di conformità va rilasciato no, non solo a fine lavoro, ma va rilasciato nel momento in cui ci siano stati d'avanzamento, ogni qualvolta c'è uno stato d'avanzamento, un SAL. Quindi il professionista che cosa fa? Effettua una verifica dei controlli sulla documentazione per far sì che possa rilasciare questo benedetto visto di conformità.
Parliamo di identificazione del beneficiario del sub-bonus e verifica dei requisiti dell'avente diritto. Parliamo della verifica della documentazione tecnica inerente il tipo di interventi effettuati, le spese sostenute. Parliamo di arrivare nel caso in cui i controlli abbiano dato già esito positivo alla posizione vera e propria del visto di conformità. Quindi questo rappresenta un visto leggero per il professionista incaricato. Certamente il professionista non dovrà entrare nel merito della documentazione, ma dovrà limitarsi ad un esame dal punto di vista formale dell'esistenza dei documenti e dei titoli necessari per l'aspettanza, quindi per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale e nella verifica sulla base delle spese sostenute. Quindi la figura del commercialista, ancora una volta, Quindi è essenziale e importante una figura all'interno. importantissima, dottore. Come? È una figura importantissima quella del Ti commercialista. amano e ci sacrificano, io amo dire. Ecco, Quindi ci danno la rilevanza, ma ci sacrificano anche. certo, dal superbonus passiamo invece, ecco, all'ordine dei commercialisti che si deve, ecco, rinnovare prossimamente ad inizio di novembre. E a proposito, ecco, lei è candidato con la lista Numero uno, più ordini. più ordine, la Grande lista numero uno. significato. Quindi, a proposito, quali sono i progetti per la crescita professionale degli iscritti dal punto di vista innovativo e al passo con il futuro? Beh, questi sono i punti focali del nostro programma. Parliamo di formazione e di innovazione. Quando parliamo di innovazione e di formazione, parliamo di migliorare certamente quella comunicazione interna che deve esistere tra i colleghi nel diffondere informazione, sapere e conoscenza in maniera chiara. Abbiamo anche sui social dato possibilità ad ogni candidato consigliere di dettare una pillola, la definisco pillola di saggezza, che va ad identificare un po' ogni punto saliente e fondamentale nel ruolo del commercialista, come per esempio creare con la Regione Campania un partenariato, quindi creare uno sportello interno all'ordine che dia la possibilità di poter divulgare tutte le agevolazioni esistenti, che sono sia a favore degli iscritti, ma allo stesso tempo in particolare verso le imprese da loro assistite. Parliamo di un percorso di formazione abbinato alla scuola di alta formazione, la SALF, per una proficua collaborazione didattica e formazione abbinata anche, la cosa più importante, visto il costo un po' elevato per la partecipazione a questi corsi di formazione, abbinata anche a un sistema di contributi che devono essere riconosciuti ai colleghi per rendere meno onerosa la partecipazione ai corsi di alta formazione. Parliamo di incentivare il percorso di formazione attraverso commissioni specifiche, le quali hanno e avrebbero, dovrebbero avere, ma sicuramente l'avranno nel momento in cui noi saremmo eletti, il compito di organizzare, quantomeno a carattere trimestrale, l'analisi di casi pratici, sviluppando lo strumento della formazione via web, visti comunque gli ultimi risultati conseguiti durante il periodo lockdown, che siamo stati promotori dei webinar. Con i webinar abbiamo dato possibilità agli iscritti di poter partecipare ad una formazione, a una conoscenza per disciplinare e per capire meglio i contenuti, certe volte un po' farraginosi, difficili da comprendere, dei DPCM e delle direttive della Regione Campania, che c'è stato di supporto certamente a livello economico, non solo ai professionisti, ma in particolar modo alle imprese. Creare una commissione, che è la chicca che abbiamo voluto inserire, secondo l'indirizzo di uno dei nostri consiglieri, candidati consiglieri, di creare una commissione dove all'interno ci siano tutti quei praticanti che aspirano ad avere un mandato, una nomina attraverso un'estrazione effettuata dalla prefettura negli enti locali. Perché una commissione? Perché la norma, dall'articolo 234, il comma 2, cita che il componente del collegio di revisione dell'ente locale ha la possibilità di potersi farsi coadiuvare da un collaboratore senza retribuzione, perché le responsabilità sono tutte a carico del revisore, ma dà la possibilità di farsi coadiuvare da un
aspirante debitore, giovane collaboratore, per dare maggiore coscienza, conoscenza e competenza del ruolo che un domani lo stesso potrebbe andare a ricoprire. Ecco, questi sono alcuni dei punti di un programma molto più vasto, molto più articolato, ma fissato in 7-8 punti principali. Certo, dottore, la provincia di Salerno è molto estesa. Ecco, in che modo l'ordine della categoria dei commercialisti può tutelare un territorio così vasto, fatto di esigenze e di richieste diverse, ecco, dal territorio? Certo, la provincia di Salerno è una delle province più estese a livello nazionale, quindi noi partiamo sia da Nocera con un domicilio su Salerno, perché anche se sono su Nocera hanno la possibilità di avere lo studio su Salerno, in zona limitrofe, e quindi sono iscritti all'albo di Salerno. È normale che oggi abbiamo un'esigenza, perché visto che la formazione del viso è opportuna non farla, anche perché i decreti lo evidenziano. Noi già da tempo abbiamo, attraverso la piattaforma GoToWebinar, abbiamo strutturato i webinar proprio per dare possibilità ai nostri iscritti di continuare ad avere quella conoscenza su determinate tematiche e materie che rappresentano la quotidianità, di potersi formare. Quindi i colleghi, attraverso la formazione e i webinar, dobbiamo utilizzare questi strumenti. Gli strumenti sono gli strumenti informatici, anche perché se ci guardiamo intorno, guardiamo che ormai anche lo Stato, l'agenzia, vola e corre velocemente con tali strumenti, e quindi ci dobbiamo formare, creare delle agevolazioni che siano opportune anche con corsi di formazione ai nostri colleghi per poter acquisire quella competenza informatica che dà la possibilità un po' a tutti di avvicinarsi all'ordine. Quindi i territori possono essere avvicinati sia attraverso convegni mirati su determinate tematiche all'interno dei territori, quindi allargare la formazione che non sia centrale solo nella cittadina dove insiste l'ordine, ma come già da anni io, come esponente di un gruppo di colleghi, abbiamo veicolato all'interno dei territori dei convegni d'avviso per dare la possibilità a tutti di poter partecipare. Quindi decentrare anche la formazione d'avviso, ma sempre nel rispetto della normativa Covid, ma nel particolar modo evidenziare che comunque abbiamo la necessità di strutturare dei webinar, di avere una piattaforma nostra che ci dia la possibilità di incentivare la formazione, quindi di non organizzare degli eventi mirati ogni 15-20 giorni su tematiche, ma creare anche delle chicche di aggiornamento di un'ora, di 2 ore, non devono essere forza di 4 ore, su tematiche che sono fondamentali. Non dobbiamo dimenticare che il 70-80% della base ha la necessità di andare a ricollocarsi su determinate tematiche di lavoro che oggi stanno comparendo. Parliamo del 110 bonus, del 110% del super bonus, e anche su questo dovremmo probabilmente creare dei moduli di studio in sinergia con gli esponenti dell'Agenzia delle Entrate di cui mi sono sempre avvalso, e con competenti della materia che possono essere di ausilio, di supporto per i nostri colleghi. Quindi c'è da lavorare, sicuramente c'è da lavorare. Se il lavoro viene ripartito in maniera equa, perché il nostro all'interno del Consiglio è volontariato, ed essendo volontariato non è che possiamo dedicare 24 ore al giorno, ma se un Consiglio efficiente, scelto con persone che hanno voglia di lavorare, si ripartiscono il lavoro, certamente possiamo fare grandi cose. Ok, allora grazie, grazie Grazie al alla squadra che si è unita alla lista numero uno, tutte persone che hanno voglia dottore. di lavorare. Ok, grazie al commercialista, ecco, Matteo Cuomo, che ci ha illustrato tutte le novità delle economie super bonus al tempo del coronavirus. E grazie anche ai tantissimi utenti web che si sono collegati con salernonotizie.it per vedere in diretta la puntata. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a te Daniele, un saluto e buona giornata agli ascoltatori che si sono connessi. Grazie.